certamente non è facilissimo intervenire dopo due interventi, direi, sentiti, motivati, forti e completi come quelli di Mirko e come quelli di Roberto. Ho poche cose da dirvi, non voglio trattenervi moltissimo, e sabato abbiamo tutti da attendere le nostre occupazioni. Ci sono delle cose importanti però che Frascati può fare. Io credo che al di là della lotta politica, il primo problema è il problema amministrativo a Frascati. Frascati è una città in difficoltà, è una città che si sta svuotando, è una città dove le attività produttive soffrono, è una città interconnessa con Roma che subisce però queste interconnessioni, è una città spogliata anche delle sue centralità amministrative che mano a mano sta perdendo pericolosamente. Io penso alle vicende che hanno recentemente riguardato l'ospedale, il giudice di pace, altre centralità amministrative. È importante lavorare per questo ed è importante anche concentrarsi su questo. Per questo la lotta politica, anche la lotta politica fra i diversi, diciamo così, fra le impostazioni ideali, ideologiche diverse, non deve perdere di vista prima di tutto l'interesse della città. Io rappresento una lista civica e una lista ben attestata del centrodestra come Fratelli d'Italia, Progetto Frascati e Fratelli d'Italia. Eppure penso che la prima cosa sia nell'aula consigliare il rispetto, la prima cosa sia il rispetto delle regole, la prima cosa sia il dialogo dove è possibile, ma questo non mi sottrae, come faccio stamattina, né sottrae il mio movimento dall'obbligo di fare un'opposizione dura e senza sconti quando ci sono cose che non vanno bene. E quest'ultima amministrazione sta confermando le cose che non vanno bene, le cose che negli scorsi anni non ci sono piaciute e continuano a non piacerci. Ma questa amministrazione sta facendo qualche cosa di più, pericolosamente, in maniera assolutamente intollerabile. Ci sottrae lo spazio per il dialogo. Questo spazio per il dialogo si ritrova all'interno di una piazza, con la vostra partecipazione, sui social network, ma è importante avere uno spazio per il dialogo e far sentire la presenza dei cittadini, la vostra presenza alle istituzioni. Per cui io vi chiedo, come appello fortissimo, al di là di quello che hanno detto Mirko e Roberto, è importante di partecipare, di essere presenti, di venire in consiglio comunale, di vedere veramente come stanno le cose, al di là delle chiacchiere della politica, al di là dei manifesti, al di là degli interessi di ciascuno di noi e delle posizioni ideologiche. Guardate con serenità e con chiarezza chi fa veramente opposizione, chi fa veramente attività amministrativa, chi si interessa delle attività e delle azioni amministrative che riguardano la nostra città. Questa cosa è importantissima, perché solo partecipando, non pontificando, non criticando dietro qualche blog a volte dove ci si esercita in critiche, io lo dico senza voler male a nessuno, ma insomma troppe critiche per una manifestazione rimandata per il maltempo. Preoccupiamoci delle cose serie a Frascati, preoccupiamoci delle cose importanti. Le cose importanti sono confermare un'azione amministrativa di interesse della città, e dove è possibile le opposizioni collaboreranno. Noi dal nostro punto di vista lo faremo, ma senza sconti, senza compromessi, senza ricerca di poltrone. Quello che abbiamo sempre fatto, e infatti abbiamo visto la fiducia confermata di numerosi cittadini. È chiaro che un percorso fra le opposizioni nella loro diversità è difficile, lo sappiamo naturalmente, però io lavoro anche per questo e parlo a titolo personale. Lavoro perché tutti si rendano conto che al di là dei simboli, la prossima volta i numeri devono darci ragione attraverso un'azione forte, collegiale, sentita, perché chi ama Frascati deve lavorare insieme per ricostruire Frascati e per opporsi a una situazione che non può essere più affrontata su un piano ideale o ideologico. Mi dispiace per quelli che nel 2016 ancora mettono queste barriere. Guardo a Roberto Mastrosanti, a Mirko, a Emanuele Dessi con attenzione, e credo che insieme noi possiamo fare non solo un lavoro amministrativo ma qualche cosa di più. Li invito pubblicamente, li stimolo pubblicamente a fare questa scelta, a lavorare perché la prossima volta ci sia un cartello forte, un cartello che si costruisce in mezzo alla città, un cartello che possa finalmente mandare a casa questo centro-sinistra che ha governato male Frascati negli ultimi anni, e soprattutto recuperare le energie migliori, soprattutto offrire alla città una prospettiva amministrativa forte. Non possiamo sottrarci a questo, diciamo, impegno, non possiamo sottrarci alla necessità di ben amministrare. Per le questioni che riguardano la maggioranza, è una maggioranza che ha iniziato subito sbagliando tante cose. Non credo fossero errori di inesperienza, perché alcuni avevano esperienze politiche confermate e consolidate, erano quelli che stavano col sindaco Di Tommaso e il giorno dopo si sono scordati di stare col sindaco Di Tommaso. Troppe giravolte, troppi voltafaccia.
Da questo punto di vista la mia solidarietà a chi c'era prima, perché è un percorso politico difficile, che può avere anche dei cambiamenti, ma che deve innestarsi nella coerenza. E la coerenza significa non scordarsi dal giorno alla mattina dove si è stati il giorno prima. Non si può cambiare tutto così facilmente, e questo percorso è partito male quando ci hanno sottratto la presidenza di una commissione di garanzia come la commissione bilancio, importantissima. È partito male nel momento in cui è mancato nell'aula il confronto su tantissime cose. E allora questa maggioranza che va avanti e indietro, che non sa più chi è, che dice che i rendiconti di prima non vanno bene, ma i rendiconti di prima molti di questi li approvavano, questa maggioranza che finge di dimenticare da dove viene e purtroppo per certi aspetti non si sa dove vada a finire, dove porti a finire la nostra città, noi non la dobbiamo confermare nella loro rete di poteri forti che li sostengono. Dobbiamo lavorare per cambiare, per recuperare la centralità, la dignità, la forza di Frascati. Frascati significa che la politica di Frascati, l'amministrazione di Frascati si fa qui, non si fa in altri comuni, non si fa in dinamiche sovraccomunali comode per il Partito Democratico locale. Proviamoci tutti, lavoriamo insieme uniti, e ancora una volta, dal nostro punto di vista, insieme un appello a tutti per cambiare. Grazie.